La nuova mafia della provincia di Palermo, 37 arresti fra Partinico e San Giuseppe Jato, la struttura superiore con base operativa a Campo Reale, in cella pure il sindaco di Montelepre. Via libera all'applicazione dell'articolo 37 dello Statuto Speciale Siciliano, sulla base del quale spettano alla Sicilia le imposte pagate dalle imprese con stabilimenti nell'isola ma con sede legale altrove. La memoria non si dimentica, a Porto Empedocle ricordate vittime civili e militari nel secondo conflitto. La Profavara taglia il traguardo dell'eccellenza con due turni di anticipo. In prima categoria la Libertas vince anche la stracittadina contro lo Sporting e chiude imbattuta fra i festeggiamenti. Stasera ore 21, Zona Sport. Buon inizio settimana, bentrovati con l'informazione di Studio 98 che apriamo con la cronaca. Azzerati i mandamenti del palermitano che avevano stretto un'alleanza in nome degli affari e del controllo del territorio, dando vita ad una struttura superiore con base operativa a Campo Reale. Eseguite 37 ordinanze di custodia cautelare in carcere, le accuse sono associazione mafiosa ed estorsione, in pure il sindaco di Montelepre, i particolari nel servizio. Blitz dei carabinieri alle prime luci per disarticolare un nuovo supermandamento di Cosa Nostra, quello di Campo Reale, che secondo gli investigatori era stato capace di imporsi con la forza sulle altre articolazioni mafiose palermitane. Le manette sono scattate ai polsi di 37 persone. L'operazione si è svolta in tutta l'area occidentale della provincia di Palermo e ha visto impegnati oltre 300 carabinieri del gruppo di Monreale supportati da due elicotteri. Dalle indagini avviate nel 2010 e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo è emerso come Cosa Nostra si stia riorganizzando. In particolare è stata accertata la costituzione del nuovo mandamento di Campo Reale, nato dall'unione degli storici mandamenti di San Giuseppe Jato e di Partinico, un super mandamento appunto destinato ad imporsi con la forza sugli altri. Tra gli arrestati c'è anche Giacomo Tinervia, sindaco di Montelepre, il paese di Salvatore Giuliano. L'accusa nei confronti del politico, che è stato eletto in una lista civica, è di concussione, concorso in estorsione. Secondo gli investigatori, Tinervia avrebbe avuto stretti rapporti con il capomafia del paese Giuseppe Lombardo, anche lui tra gli arrestati. Il progetto di costituire il supermandamento, secondo gli inquirenti, era del boss Domenico Raccuglia e dopo il suo arresto, un paio di anni fa, era stato portato avanti da una sorta di manager di Cosa Nostra, anche lui arrestato. Si tratta di Antonino Sciortino, 51 anni, allevatore di Campo Reale, tornato in libertà nel 2011 dopo essere stato detenuto per 12 anni al regime del 41 bis. Seguendo le sue mosse, i carabinieri hanno ricostruito gli organigrammi del supermandamento e i suoi interessi, compresi i collegamenti con i cugini d'oltreoceano in Stati Uniti. Le indagini hanno permesso di fare luce su diversi casi di pizzo, ma anche su una serie di furti di bestiame destinato alla macellazione clandestina. Il nuovo supermandamento, per affermare la sua posizione di predominio, aveva già cominciato ad uccidere. Gli inquirenti hanno ricostruito un recente caso di lupara bianca con il sequestro e il successivo omicidio della vittima. Le indagini a seguito del tentato omicidio di libertino Vasile Cozzo a Porto Empedocle, secondo i capi della squadra mobile di Agrigento e del commissariato di Porto Empedocle, Corrado Empoli e Cesare Castelli, Giovanni Gianni Tuttolomondo, 44 anni, che è stato arrestato, avrebbe tentato di uccidere il cognato libertino Vasile Cozzo, 37 anni. Almeno 8 sono i colpi di pistola sparati. Nel frattempo emergono altri particolari che testimoniano i pessimi rapporti tra Vasile Cozzo, Giovanni Tuttolomondo e la sua famiglia. Dopo l'arresto di Tuttolomondo, la moglie Rosina, che è sorella di Libertino, ha ricevuto una telefonata. Tuo marito non è buono nemmeno a sparare, ti farai 15 anni di colloqui in carcere. Ad Agrigento, al carcere Petrusa, in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto, Ignazio Zarbo, 28 anni, di Agrigento, arrestato dai carabinieri venerdì scorso
perché presunto accoltellatore di Vincenzo La Spina, 21 anni, nella zona dello stadio Esseneto, si è difeso e tra l'altro ha dichiarato: nella rissa di venerdì sera a Don Guanella vi erano coinvolti molti giovani. Non ho accoltellato io Vincenzo La Spina. Ignazio Zarbo è difeso dall'avvocato Daniele Re. Due turiste di Berlino, 25 anni, sono state rapinate mentre erano alloggiate in un bed and breakfast del centro storico di Agrigento. Tre nordafricani sabato notte hanno forzato la finestra della struttura e, sfondando a pedate la porta della camera da letto, hanno portato via due fotocamere, un cellulare e 100 euro in contanti. Le tedesche si sono rifugiate in balcone chiedendo aiuto. Il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, dopo la rapina, ha chiesto scusa a nome della città. Condannato a 9 anni di reclusione con l'accusa di aver sparato all'uomo che riteneva fosse l'amante della propria moglie, finisce a processo pure con l'accusa di detenzione abusiva di armi e porto illegale di una pistola in luogo pubblico. Insieme a lui ci sono anche due testimoni che gli avrebbero procurato un falso alibi. Il procuratore Renato Di Natale e il pubblico ministero Salvatore Vella hanno chiesto il rinvio a giudizio di Calogero Sciangula, 38 anni, Antonio Russo, 32 anni e Francesca Messina, 32 anni. Sciangula, titolare di un laboratorio di pasticceria, era finito a giudizio con l'accusa di tentato omicidio. Il 18 dicembre del 2008 avrebbe sparato all'imprenditore Gaetano Di Salvo perché riteneva avesse una relazione extraconiugale con sua moglie. La presunta vittima, che ha sempre negato la circostanza, si salvò per pochi centimetri. Dopo la sospensiva, adesso il merito, accogliendo un ricorso degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, il TAR ha confermato in carica il Consiglio Comunale di Ioppolo Giancaxio fino alla scadenza naturale ed ha annullato un provvedimento dell'ex assessore regionale agli enti locali Caterina Chinnici, che ha sospeso il Consiglio Comunale di Ioppolo Giancaxio nelle more della definizione della procedura di scioglimento per la inserita mancata approvazione della ricognizione degli equilibri finanziari. L'assessorato ha nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'ente. Contro tale provvedimento di sospensione hanno presentato ricorso, assistiti dagli avvocati Rubino e Impiduglia, i consiglieri comunali di minoranza Vincenzo Carrubba, Domenico Migliara, Giacomo Cacciatore, Carmelo Infantino, Carmelo Scifo e Salvatore Capodicasa, fratello del deputato Angelo. Il TAR, che ha accolto le tesi degli avvocati Rubino e Impiduglia, ha condannato l'assessorato regionale delle autonomie locali al pagamento delle spese giudiziali liquidate in 3.000 euro. I carabinieri della compagnia di Licata hanno arrestato Elmes Bai Tariq, 34 anni, originario del Marocco, per lesioni personali, violenza privata, ingiuria, minacce, appropriazione indebita e porto illegale di armi ed oggetti atti ad offendere, il tutto risalente al 2009. Sabato notte a Gela diversi colpi di pistola sono stati esplosi in via Risorgimento nel quartiere Borgo. Gli agenti hanno ritrovato almeno 4 bossoli, probabilmente di pistola. Solo uno è risultato inesploso. È stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Canicattì il romeno Octavian Lesu, 47 anni, di cui i familiari residenti in Romania non hanno più ricevuto notizie dallo scorso novembre. L'uomo è stato sorpreso al lavoro in un'azienda agricola a Campobello di Licata, dove svolge le mansioni di pastore, e ha spiegato: «Non ho più parlato con i miei familiari in Romania perché mi hanno rubato il telefono cellulare e i documenti necessari per acquistare una nuova scheda». Ci fermiamo, c'è la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Il governo nazionale approva il provvedimento della giunta Crocetta che dirotta in Sicilia le tasse delle imprese che lavorano nell'isola ma con sede altrove. Servizio.
Da oggi le imprese che operano in Sicilia pagheranno le tasse in Sicilia. Uno dei sogni dei padri dello Statuto siciliano e degli autonomisti trova attuazione su proposta della Regione siciliana. Lo dicono in una nota il Presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta e l'assessore regionale all'economia Luca Bianchi. Il Governo nazionale, aggiunge Crocetta, ha approvato all'unanimità il provvedimento sulla base delle buone prassi di bilancio che il Governo siciliano ha avviato attraverso le azioni di spending review, i tagli delle province, delle partecipate, la revisione di spesa per gli assessorati, il taglio del salario accessorio, la chiarezza dei conti, quindi sulla base dell'azione di buon governo che la Sicilia sta portando avanti. Crocetta ha sottolineato che la Sicilia utilizzerà nel miglior modo possibile la fiducia che ci viene data, portando avanti con giustizia le politiche di rigore senza massacro sociale, sostenendo le imprese e i poveri. La Sicilia, continua Crocetta, non vuole vivere di assistenzialismo e parassitismo, vuole vivere con le proprie risorse e questo cambia la prospettiva totale e inverte la tendenza politica di oltre 50 anni. Secondo l'assessore regionale al bilancio della Sicilia, Luca Bianchi, l'impatto sulle casse regionali dell'applicazione dell'articolo 37 dello Statuto sarà di una cinquantina di milioni all'anno, che però nel 2008 erano 200 e che sono diminuiti per colpa della crisi economica. Tuttavia, spiega Bianchi, la vittoria più rilevante è, secondo l'esponente della Giunta Crocetta, la possibilità di poter attuare in Sicilia un federalismo fiscale competitivo. Possiamo attuare, continua Bianchi, una politica economica e fiscale, possiamo attrarre investimenti a costo zero e lanciare politiche fiscali alternative e anche forme di esenzione. Insomma, per la Sicilia adesso si realizza davvero l'autonomia. Va letta in questo senso la portata storica di cui parla il Presidente Crocetta. Il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto il nuovo corso avviato dalla nostra Giunta, fatto di trasparenza, di bilanci e di assunzioni di responsabilità, conclude Bianchi. A Cattolica Eraclea non sarà demolito il campanile della Chiesa Madre, così come ha ordinato il comune di Cattolica Eraclea per evitare crollo in caso di eventi sismici. Il TAR Sicilia infatti ha accolto il ricorso della Curia Arcivescovile di Agrigento e ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione notificata dal sindaco lo scorso novembre. Secondo la Curia, dai rilievi tecnici emergono esiti che non sarebbero così preoccupanti da giustificare la demolizione del campanile. Così riterrebbe anche la soprintendenza ai beni culturali intenzionata a una soluzione conservativa del campanile. La memoria non si dimentica. A Porto Empedocle ricordate vittime civili e militari nel secondo conflitto. Il servizio. Le giornate della memoria organizzate dall'Associazione Sici Storia con il patrocinio del Comune e della Regione hanno toccato il punto più alto durante l'ultimo fine settimana. Dopo la messa nella Chiesa Madre in suffragio dei caduti civili e militari della Seconda Guerra Mondiale, un corteo con le autorità si è mosso da Piazza Municipio in Via Vittoria. Anche sabato era presente il comandante regionale della Guardia di Finanza, Ignazio Gibilaro. Il corteo è giunto al Molo Crispi, dove alle 11.50 è avvenuto l'imbarco su motovedette della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri per la cerimonia in mare con deposizione delle corone d'alloro in memoria dei caduti del Dragamine RD-36 e del comandante Giuseppe Di Bartolo, decorati con medaglia d'oro al valor militare. Porto Empedocle, durante la Seconda Guerra Mondiale, era un'importante base militare per la Marina italiana e successivamente anche tedesca. Per tale ragione fu martoriata dall'aviazione anglo-americana dal giugno 1940 al 16 luglio 1943, quando la città cadde nelle mani dei soldati americani della terza divisione di fanteria americana. Tra le navi militari che erano state ormeggiate al porto durante la guerra vi erano anche l'RD-36 e l'RD-37, piccoli dragamine
dragamine a vapore della Regia Guardia di Finanza. Questa flottiglia era comandata dal tenente di vascello Giuseppe Di Bartolo del comando Regia Marina della Torre di Carlo V. Alla fine del 1942 questa flottiglia fu trasferita a Tripoli, dove il 20 gennaio 1943 il destino avrebbe riservato una fine eroica. A causa dell'imminente arrivo della vittoriosa 8ª Armata Britannica, Tripoli fu evacuata dagli italo-tedeschi la sera del 19 gennaio. Un convoglio di navi tentò la fuga dal porto di Tripoli, scortate dai dragamine della Guardia di Finanza RD-36 e 37. Alcune ore dopo, però, al largo di Zuara, il convoglio navale fu intercettato da 3 cacciatori pedinieri britannici. Fu in quegli istanti che il comandante Di Bartolo ordinò all'RD-36 l'attacco suicida, in modo da dare il tempo ai mercantili carichi di soldati in fuga di avvicinarsi il più possibile alla terraferma, permettendo il salvataggio di più vite umane possibili. La manovra riuscì perfettamente, le navi furono anch'esse affondate, ma vicino la costa e molti uomini poterono salvarsi. C'è stato anche un appello delicato del parroco Don Argento al capo della Guardia di Finanza: le affido le vittime dell'usura, stiamo vivendo un momento molto delicato, c'è tanta gente disperata. Il presidente di Confindustria Agrigento e vicepresidente di Confindustria Sicilia Giuseppe Catanzaro apprezza la decisione del Parlamento prima e del governo adesso di adottare misure per riconoscere il diritto delle imprese a incassare i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Catanzaro afferma: ora tocca agli apparati burocratici essere efficienti al massimo per garantire tempi certi e rapidi nei pagamenti. Ci sono tantissimi funzionari onesti che vanno apprezzati per il loro lavoro, ma chi si comporterà diversamente rallentando i processi di pagamento dovrà subire decurtazioni dallo stipendio. A Cammarata Nino Narcisi è stato eletto coordinatore cittadino di Voce Siciliana, il movimento politico fondato dall'onorevole Michele Cimino. E Girgenti Acque informa che fino al 3 maggio prossimo, e comunque sino al completamento delle attività, saranno presenti sul territorio comunale di Grotte incaricati della società AIPA SPA per le attività di fotorilevazione dei consumi idrici. I suddetti incaricati saranno muniti di apposito tesserino e di idoneo documento di riconoscimento. Sono autorizzati ad eseguire la rilevazione dei consumi idrici con fotolettura dei contatori e non sono in alcun modo autorizzati a richiedere somme di denaro. Si rammenta inoltre che la rilevazione dei consumi è presupposto fondamentale per una corretta fatturazione anche ai fini dell'applicazione delle nuove tariffe approvato dal lato AGI. Si ricorda infine che è obbligo degli utenti, nel loro preciso interesse e donde consentire il reale conteggio dei consumi, lasciare il contatore libero da impedimenti per un'agevole lettura dello stesso. Continuano gli arrivi turistici croceristici a Porto Empedocle dopo Costa Crociere, che con la Voyager ha attraccato al porto empedoclino con 800 passeggeri. Domani 9 aprile farà un lungo scalo dalle 8 alle 22 la nave crociera Corinthian, battente bandiera maltese, con un centinaio di passeggeri per lo più di nazionalità inglese suddivisi a bordo in 50 suite. I croceristi nella mattinata effettueranno tour turistici nella Valle dei Templi per poi visitare la cittadina marinara. Si apre una stagione croceristica che si preannuncia in linea con il 2012, ha detto il sindaco Lillo Firetto, e che vede la città sempre più aperta a questa nuova realtà in crescita. Sarà consegnato al chitarrista agrigentino Francesco Buzzurro il premio 3P dedicato a Don Puglisi e istituito all'interno di Primavera Antimafia 5. La manifestazione, che si svolgerà a Castel Termini il 20 aprile prossimo a partire dalle 10 al liceo scientifico Teresa di Calcutta, quest'anno avrà per tema Don Puglisi e gli uomini giusti. Il ricordo è rivolto al prete di Brancaccio nel ventennale della sua morte, a un mese dalla beatificazione, che si svolgerà allo Stadio Barbera a Palermo il 25 maggio prossimo. Adesso la seconda pausa pubblicitaria, al rientro la pagina sportiva.
La pagina sportiva, iniziamo con il calcio in Serie D, pareggi per Licata e Ribera, i gialloblu di Pippo Romano vanno per ben due volte in vantaggio con Sempre Vivo al 49esimo e Zarbo al 57esimo, ma la capolista non si arrende e raggiunge il primo pari al 53esimo con Cocuzza e il definitivo 2-2 all'85esimo con Costa in una gara spettacolare, combattuta e ricca di emozioni. Sul temibile campo del comprensorio Montalto, il Ribera ritorna con un buon punto grazie al pareggio segnato su rigore da Favarotta. In eccellenza l'Acragas, con la promozione già in tasca, perde a Castelvetrano contro la Folgore, che così è salva. Il Campofranco perde a Bagheria, il Gemini non ne approfitta, costretto al pari da un tenace Monreale 1-1. Exploit esterno del Mazara Raffadali, il Camarat perde sul campo della Parmonval. In promozione la Profavara travolge lo Sciacca con una cinquina e può far festa con la vittoria di ieri. I gialloblu, allenati da Raimondo Filippazzo, centrano il salto di categoria in eccellenza con due giornate di anticipo. In prima categoria grandi festeggiamenti in casa Libertas al termine della stracittadina vinta contro i cugini dello Sporting in rimonta. Una vittoria che permette alla formazione del direttore generale Biagio Galvano di chiudere imbattuta il campionato. Vediamo le interviste. Gabriele Russo, momento tanto atteso, vinto anche il derby contro lo Sporting, chiusura in bellezza. Sì, oggi abbiamo onorato proprio il campionato perché noi ci trovavamo l'imbattibilità. Principalmente volevamo dimostrare di essere la squadra più forte. Secondo me hanno visto tutti bene. Loro sono una buona squadra, ma oggi penso che la Libertas aveva qualcosa in più. Abbiamo ampiamente meritato la vittoria. Siamo strafelici di questa promozione perché è sotto gli occhi di tutti quello che abbiamo fatto quest'anno. Siamo l'unica squadra imbattuta del girone. E ora non abbassiamo sicuramente la guardia perché abbiamo un altro trofeo altrettanto importante che vogliamo portare a Ragalmuto, che è la finale di Coppa. Questa è la promozione anche di Lorenzo Rinallo, che ha giocato due grandi stagioni qui a Ragalmuto e per buona parte della stagione la formazione è stata anche nelle tue mani. Ma ho fatto il mio dovere, ho cercato di dare il massimo fino alla fine. Un premio va alla società e al gruppo, sicuramente abbiamo fatto due anni speciali, ma quest'anno è stato un anno a sé, senza storia. Sicuramente abbiamo fatto un campionato di vertice e sinceramente abbiamo meritato dalla prima all'ultima giornata. Chiudete imbattuti, ora i pensieri sono anche rivolti alla Coppa. Ora pensiamo alla Coppa, oggi festeggiamo, poi pensiamo alla Coppa. Mister, un plauso alla Libertas che ha chiusa da imbattuta questo campionato e un plauso anche al suo lavoro. Lei è arrivato qui a gennaio e si è visto buon calcio della Libertas. Ma no, dobbiamo fare un plauso anzitutto a tutte e due le società di Ragalmuto e Grotte, diciamo, perché noi siamo tra Grotte e Ragalmuto come Libertas, e dobbiamo fare anche agli sconfitti un grosso plauso per quello che hanno fatto vedere oggi e per quello che hanno fatto vedere durante tutto il campionato. Però una squadra deve vincere, e forse quella più organizzata, forse quella più tecnica, non lo so, però penso che è stata meritatissima da parte dei ragazzi perché hanno fatto un campionato veramente eccellente. Avvocato, un plauso a questa Libertas che ha raggiunto un ambito traguardo, chiude da imbattuta, vince il torneo con numeri da record e ora si proietta anche la Coppa. Sì, diciamo che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi per la straordinaria stagione, che però ancora non è finita, hai detto benissimo. Io ringrazio veramente tutta la dirigenza, il presidente Monisteri, Calvano in prima persona, ma tutti i ragazzi uno per uno che hanno fatto veramente una grande stagione. Mister, un plauso anche alla sua squadra, è arrivata seconda in questo torneo, oggi si è giocata a viso aperto questo scontro, questa stracittadina, ma i pensieri erano già i playoff. Sicuramente, complimenti va alla Libertas che ha vinto il campionato. Noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo cercato di recitare la nostra parte nel migliore dei modi. Ovviamente è stata condizionata da molti infortuni, squalifiche, e quindi l'andamento del campionato, diciamo, è stato un po' altalenante nella parte finale anche per questo. Però devo dire che la Libertas ha meritato di vincere il campionato, come anche noi siamo un
un pizzico più di fortuna riusciamo a dire la nostra fino alla fine. Adesso ci sono i playoff, quante possibilità ha lo Sporting di poter andare fino in fondo? Dobbiamo allenarci bene e prepararci, spereremo di fare il meglio e già conosciamo la nostra sfidante che penso sarà la vincente tra l'Empedoclina e il Milena, non so i risultati di oggi. Empedoclina Milena pare 1-1 e Casteltermine ha vinto 3-1, però contava il risultato di Milena. Sì, quindi sicuramente la vincente tra Empedoclina e Milena e cercheremo di giocarla alla meglio anche perché giochiamo tra le mura amiche in casa. Ci vuole anche un pizzico di fortuna perché partite secche sono sempre difficili. Presidente, tutto sommato è stata una stagione esaltante, lo Sporting è ancora in corsa per andare in promozione, adesso si giocherà i playoff. Sì, ora cominciando di martedì cominciamo a fare allenamenti, prepararci per i playoff. Si aspettava un campionato così della sua squadra? No, veramente no, perché io sull'istante, cioè a luglio c'è stato il direttore sportivo che ha organizzato tutto, i giocatori, allenatori, io non sapevo niente, sino ad agosto non sapevo niente completamente, né giocatori né mister. Poi piano piano conoscevo tutti i giocatori che sono fenomenali, li ringrazio e affettuosamente da tutta la società, di Peppa Laimo, Paolino Laimo, Stefano Lecata, Angelo Guagliano, Salvatore Carlisi, tutti, ringrazio a tutti che stanno collaborando tutti insieme di questa cosa. Traspare dai suoi occhi un pizzico d'emozione, questo significa, conoscendo le vostre persone, che volete andare in promozione? Sì, a questo punto sì, io voglio andare in promozione. Abbiamo una partita in casa che dobbiamo. Abbiamo due risultati su uno. Ci tentiamo di fare questo salto, almeno passare la prima partita. E ampi servizi sulla stracittadina Libertas Sporting e non solo, potete seguirli nel corso della nostra trasmissione settimanale Zona Sport in onda questa sera dopo la pausa pasquale, come sempre alle ore 21 su Studio 98 con un parterre ricco di ospiti e tanti servizi in scaletta. Passiamo al basket, la Fortitudo Moncada Agrigento vince con 9 punti di distacco contro Recanati, i biancazzurri di coach Franco Ciani sul parquet del Pala Moncada di Porto Empedocle sono riusciti a superare i marchigiani con il punteggio di 65-56 nell'incontro valido per la 32esima giornata del campionato di divisione nazionale A. La Fortitudo consolida così il terzo posto nella classifica in una fase delicata e fondamentale del torneo per l'accesso ai playoff. Bene, è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Per la nostra programmazione vi ricordo ancora una volta questa sera alle ore 21 in prima serata una nuova puntata di Zona Sport. È davvero tutto, grazie per la cortese attenzione, vi lascio alle previsioni meteo. Previsioni per oggi. Al mattino a nord poche nubi sfilacciate con schiarite prevalenti. A sud poche nubi sfilacciate con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio a nord poche nubi sfilacciate con schiarite prevalenti. A sud poche nubi sfilacciate con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino a nord soleggiato con poche nubi. A sud soleggiato ma con nubi sparse. Nel pomeriggio a nord bel tempo con cieli sereni. A sud bel tempo con cieli sereni.